il microfono aperto. Ok, perfetto. Allora, bentrovati alla quarta lezione del nostro corso di formazione, la seconda e ultima sulla dicotomia destra-sinistra. Stavo riflettendo che finora abbiamo avuto quattro docenti, due economisti, uno storico e un sociologo. Poi in realtà di questi quattro, diciamo, è molto riduttivo definirli così, no? Definire economista Savona, definire anche sociologo il professor De Masi, che intanto saluto e ringrazio, visto che è già con noi. Addirittura c'è chi lo definirebbe, no? Sociologo del lavoro, che è ancora più riduttivo, secondo me. In realtà, i microfoni sono un macello. Ok. Questo non deve sorprenderci perché già nella presentazione del corso il 14 febbraio, alla quale era presente fisicamente il professor De Masi, abbiamo detto come per capire la contemporaneità è fondamentale, diciamo, essere multidisciplinari, tanto più se vogliamo provare, no, un attimo a ragionare sul futuro che ci attende. E che la dicotomia destra-sinistra, che forse è una delle più politiche tra quelle scelte, in una fondazione politica, con un direttore scientifico politologo, venga affrontata da un sociologo e da uno storico, altrettanto interessante, secondo me. Vedo che ci sono diversi di voi che stanno sentendo la stessa cosa. Questo è interessante. Allora, professor De Masi, che al momento si è alzato, quindi tornerà. Eccolo qui. Il professor De Masi, dicevo, è un sociologo molto noto in Italia. Appunto, alcuni lo definirebbero sociologo del lavoro, secondo me è molto riduttivo. Ripeto, è stato anche preside della facoltà di Scienze della Comunicazione, la Sapienza a Roma, quindi insomma, un sociologo a tutto tondo. Ci darà una mano, appunto, anche lui a definire la nuova destra e la nuova sinistra. Voglio segnalare comunque il suo ultimo libro, che spero sia questo l'ultimo, Lo Stato Necessario, è vero, prof? È uno sullo smart working. Ah, ce n'è un altro sullo smart working, quello me lo sono perso. Benissimo. Lei è stato un grande difensore dello smart working, però diciamo adesso esula dal tema di questa sera, poi vediamo se in qualche modo lo possiamo agganciare. Ricordo a tutti le regole d'ingaggio, un'ora, diciamo, fino alle 20, 25 di lezione, comunque questa è a discrezione ovviamente del prof, dopodiché poche domande, non facciamo come al solito che teniamo l'ospite fino a troppo tardi, perché insomma non è carino, perché tutti noi a una certa, come si dice a Roma, abbiamo fame. Quindi buona lezione a tutti, grazie prof, a lei la parola. Intanto grazie a voi per questo invito, che tra l'altro mi ha consentito di ripescare un po' di cose sulla dicotomia destra e sinistra e andarmi a rivedere un po' di libri. Li ho trovati tutti molto segnati a matita, quindi si vede che già a suo tempo mi avevano molto, molto interessato. Io avrei diviso le cose che dirò in cinque parti. La prima parte è sulla differenza tra società industriale e società post-industriale. La seconda parte esistono ancora la destra e la sinistra? La terza parte è cosa significa oggi destra e cosa significa sinistra e cosa si avviano ad essere nel prossimo futuro. Poi la quarta parte è una esemplificazione, cioè comparare una famosa grandissima scuola di destra, la scuola di Vienna, di economia, e una altrettanto famosa scuola di sinistra, quella di Francoforte. Parlare un attimo della dicotomia destra e sinistra. Portano un conflitto? Portano una cooperazione? Ai fini della società, che cosa praticamente è meglio? Io sento della musica di fondo, che credo metta un certo Domenico Ercoli, mi risulta. È una bella musica comunque. Domenico Ercoli, ho disattivato io il microfono, adesso non lo sentiamo più. C'è qualcuno che c'ha la se musica. C'è ancora della musica. Sì, comunque. Al momento i due microfoni aperti sono il mio e il suo, prof. Quindi... Comunque va benissimo. Però non sia un'allucinazione. Ci fa da sottofondo. Anzitutto volevo dire questo, che la propensione degli
degli umani a usare dicotomie è frequentissimo. Noi ne abbiamo tante, alto e basso, sacro e profano, democrazia e dittatura, progressista e conservatore, estremista e moderato, apocalittici e integrati, la dicotomia di Umberto Eco. Quindi in qualche modo sembra quasi che noi per nostra natura tendiamo a fare dicotomie, ci aiuta. È come se uno dei due termini della dicotomia aiutasse a definire l'altro. Penso a un famoso libro di sociologia, Comunità e Società, di Tennis, in cui appunto sono come due facce della stessa medaglia che si aiutano a vicenda. L'altra premessa che volevo fare è che su destra e sinistra c'è una letteratura sterminata. L'idea di dire destra e sinistra è nata con la Rivoluzione francese, perché il terzo Stato si sedette a sinistra e il secondo Stato si sedette a destra, e quindi da quel momento in poi è rimasta questa dizione, la quale ogni tanto trova persone che dicono non c'è più destra e sinistra. Devo dire che l'anno scorso mi è capitato di fare ben due dibattiti in cui l'interlocutore disse che non c'era destra e sinistra, e io dissi che di solito chi dice che non c'è destra e sinistra tende ad essere di destra, in qualche modo, perché la sinistra è molto più legata a questa distinzione per i motivi che poi diremo. Questa distinzione dunque è nata proprio all'origine della società industriale. Dobbiamo tener conto che noi abbiamo avuto praticamente tre grandi epoche storiche. Una fase, diciamo, iniziata 5.000 anni fa in Mesopotamia, in cui la società è stata centrata sull'agricoltura e sull'artigianato. Questa società è finita, diciamo, ha iniziato il suo declino in Europa nella metà del Settecento, diciamo con l'illuminismo, in qualche modo potremmo dire che finisce quel genere di società, e inizia una società che noi abbiamo poi a posteriori chiamata industriale. Nuove tecnologie, il famoso telaio meccanico inglese che consentì all'Inghilterra di diventare la prima potenza commerciale del mondo, materie prime che arrivavano dalle colonie a bassissimo costo, le idee appunto dell'illuminismo che attecchirono in America, dove praticamente influenzarono la carta principale, quella che sancì l'istituzione degli Stati Uniti e che comincia con la famosa frase che prevede la ricerca della felicità come diritto naturale. E poi c'era stata già prima la rivoluzione in Inghilterra, la rivoluzione francese. L'insieme di tutte queste cose comportò questa grande rivoluzione, cioè il passaggio da una società prevalentemente rurale e artigianale a una società fondata sulla grande industria, sulla fabbrica, sulla produzione in grandi serie. Tommaso, ciao, scusami tanto, caro, sono qua. L'automobile, dovevo seguire prima, ho sentito per Facebook la... E così di seguito. E che cosa, come possiamo proprio tratteggiare in pochissime linee la società industriale? Allora, l'ho già detto, produzione in fabbrica in grandi serie di beni materiali, prevalenza della fatica operaia. Pensate a Manchester nella metà dell'Ottocento, il 94% di tutti i lavoratori erano operai e solo il 6% era fatto di manager, dirigenti, scienziati, artisti, manager e così di seguito. E poi l'organizzazione del lavoro, messa a punto da due ingegneri, e non è casuale che siano ingegneri, uno di Filadelfia, Taylor, e l'altro di Detroit, Ford, quando l'epicentro dell'industria passa dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Questi due ingegneri mettono a punto la divisione scientifica del lavoro nella fabbrica, e Ford introduce nel 1913 la catena di montaggio. La società industriale vive sul presupposto che le disponibilità di risorse naturali sia praticamente infinita e che quindi di conseguenza anche il PIL possa crescere all'infinito.
I due fenomeni particolarmente correlati, diciamo, alla società industriale sono da una parte il consumismo, questa scelta che poi diventa compulsiva, quasi forsennata, di produrre e consumare, consumare e produrre, e poi l'altro fenomeno è l'urbanismo, cioè il passaggio di masse enormi di contadini dalla campagna alla città. Pensate che New York nel 1801 aveva 60.000 abitanti, nel 1901 aveva 6 milioni di abitanti. E qualcosa di analogo avviene anche in Inghilterra, a Londra, a Parigi e così di seguito. Questa società così improvvisamente dinamica, per cui viene addirittura esaltata dai poeti, che so, dai futuristi, da Carducci, il mito della velocità, il mito del dinamismo. Produce dal suo stesso seno, praticamente, alcuni fattori che determinano un ulteriore passaggio. E questi passaggi sono il progresso scientifico e tecnologico, lo sviluppo organizzativo, cioè impariamo a produrre più beni e più servizi con a parità di fattori produttivi, la globalizzazione, la diffusione della scolarità, che è fondamentale in questa fase storica, i mass media, e poi dopo tutto questo arriva la Seconda Guerra Mondiale, che è una sorta di detonatore. Per cui possiamo dire che siamo entrati nella Seconda Guerra Mondiale, che eravamo società industriale, e ne usciamo che siamo praticamente società post-industriale. Che cosa intendo dire? Naturalmente capite che sto facendo proprio a colpi d'accetta, diciamo, poi su ognuno di questi punti si potrebbe fare un anno accademico. Che cosa si intende per società post-industriale? È una società in cui non è più centrale la produzione agricola e artigiana. Anzi, si producono molti beni agricoli, molto di più, ma con meno contadini, perché i contadini vengono sostituiti dai concimi chimici e dalle macchine, dalle trebbiatrici automatiche, dalle falciatrici automatiche e così di seguito. E non è neppure la società industriale che, come abbiamo detto, era produttrice soprattutto di beni materiali, non perché se ne producano di meno, ma perché si producono con meno operai, i quali vengono sostituiti sempre di più, prima dall'automazione e poi dai robot. E allora in che consiste la società in cui noi ci troviamo a vivere ora? È la società centrata sulla produzione di beni immateriali. I beni materiali restano importantissimi, ma vengono prodotti principalmente dalle macchine. Ciò che resta prodotto dall'uomo invece sono i servizi, le informazioni, i simboli, i valori e l'estetica. Ecco, diciamo che questo è il blocco di produzione fondamentale nella società post-industriale. E questa società poi ha una serie di caratteristiche anch'essa, ve le sintetizzo. Ecco, per esempio, l'economia fagocita la politica, la finanza fagocita l'economia, le agenzie di rating fagocitano la finanza. E questa è una trasformazione epocale, perché porta praticamente gli economisti e soprattutto i possessori di agenzie di rating a gestire la politica mondiale, perché i governanti non possono non tener conto dell'andamento della borsa, dell'andamento dell'indice Nasdaq, eccetera. Non è un caso, per esempio, che tutte le sere il telegiornale di Mentana sulla 7 finisce dicendo l'indice Nasdaq. Magari non tutti sanno che cos'è, però chi deve capire capisce, e soprattutto i governanti sanno come comportarsi, perché c'è lo scudiscio della finanza e dell'economia. Un altro elemento è la prevalenza delle tecnologie digitali, che prendono il sopravvento. Perché? Perché sostituiscono non più solo gli operai, ma anche gli impiegati e perfino i dirigenti. E poi sta per arrivare l'intelligenza artificiale, che sostituisce molto lavoro intellettuale. Un altro elemento è quello a cui ho già accennato, cioè produrre sempre più ricchezza con meno lavoro umano. Vi do un dato. 1901 gli italiani sono 40 milioni. Allora si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, per cui questi nostri antenati lavorarono
quell'anno per 70 miliardi di ore. Facciamo un salto al 2019, l'anno prima della pandemia. Questa volta siamo 60 milioni, 20 milioni in più, ma abbiamo lavorato 40 miliardi di ore, 30 miliardi di ore in meno, producendo migliaia di volte in più. Perché un uomo armato di computer produce molto più di un uomo armato di zappa o di aratro. E poi c'è la destrutturazione del tempo e dello spazio, quello che stiamo facendo in questo momento. Io sono nella stanza dove studio di solito a Roma, voi siete, non so neppure dove, in molti altri punti, forse di Roma, forse d'Italia, non so, ma potreste essere, ecco, per esempio, alle 22 stasera ho un incontro con studenti di una delle università di Rio de Janeiro, e quindi quella cosa che stiamo facendo qui adesso in Italia sarà egualmente fatta anche a livello di parecchie migliaia di chilometri di distanza. Questo comporta la globalizzazione, la possibilità di avere interazioni e soprattutto di avere informazioni in tempo reale. E pensate, in questi giorni i telegiornali che ci fanno vedere le bombe mentre cadono, e anche, devo dire, l'effetto strano, almeno su di me, che fa il fatto di vedere un salotto in cui si discute tranquillamente in televisione della guerra, e intanto c'è il collegamento con quegli altri che stanno sotto le bombe. E vedevo ieri sera che la presentatrice nostra diceva: no, attenda un attimo, a una ragazza che era collegata da Kiev, sentiamo cosa dice il filosofo qui nello studio. Ecco, già il fatto di poter fare attendere uno che sta sotto le bombe per far parlare un filosofo che sta comodamente seduto in studio ci dice come la situazione. Ecco, quindi diciamo, teniamo conto di questo. Le categorie destra-sinistra sono categorie nate nella società industriale che ora dobbiamo capire si adattano a una situazione post-industriale, si adattano a una situazione, a una società completamente diversa. E questo ci porta al secondo punto. Esistono ancora destra e sinistra? Beh, qui vi assicuro, soprattutto negli anni 90 c'è stata questa discussione fortissima, perché andarono al governo governi di destra, mentre prima erano stati tutti governo di centro o di centro-sinistra, per cui la discussione fu proprio basata su quello che avveniva di giorno in giorno. E allora cominciò tutta una serie di persone che dissero, filosofi per lo più, i quali dissero: ma il concetto di destra e di sinistra nato durante la rivoluzione non ha nessun motivo più di essere, questa distinzione non esiste più. Perché non esiste più? Decine di argomenti. Primo argomento: destra e sinistra dipendono dalle ideologie, ideologia marxista, ideologie invece che portavano più all'autoritarismo e così di seguito. Queste ideologie non ci sono più, quindi è caduta anche la destra e la sinistra. Seconda cosa: non va bene destra e sinistra, va bene invece progressisti e conservatori, cioè quelli che apprezzano il progresso e in qualche modo lo programmano, e quelli che invece lo rifiutano. E poi ancora no, dice in questo caso un noto capo sindacale, dice: non è vera la dicotomia destra e sinistra, è vera la dicotomia comunità e società, che era una dicotomia teorizzata da un sociologo alla fine dell'Ottocento, da Tennis. Ancora dice: no, la società è ormai così complessa che non si può ridurre a due poli, destra e sinistra. Cioè, è una società pluriversa con una tale massa di idee che destra e sinistra sono troppo poco. Un'altra cosa, un altro negare destra e sinistra, dice: no, ma allora che ne facciamo del centro? Il centro è più importante sia della destra che della sinistra, per cui questi due estremi non possono essere presi in considerazione, tanto più che dovunque questo centro e questa destra e questa sinistra convergono verso
il centro e quasi sempre i governi sono governi di centro. E poi ancora dice no, ma destra e sinistra è troppo poco, tra destra e sinistra vi sono infinite sfumature, c'è una destra nella sinistra, c'è una sinistra nella destra, una destra della destra della destra, una sinistra della sinistra della sinistra, quindi è troppo poco destra e sinistra. Ma in effetti esistono dei poli, ma non sono il polo destra e sinistra, sono il polo tesi-antitesi di Hegel, che poi diventano però una sintesi, per cui destra e sinistra si dissolvono in questa sintesi. Ancora, dice, le parti sono complementari tra di loro, compatibili, componibili, restano le stesse e non si uniscono in un tutto. Ci possono essere parti diverse, per esempio i pezzi di un motore, che anche se il motore è unico, però i pezzi restano uno diversissimo dall'altro. E ancora l'opposto, dice no, i due pezzi diventano una cosa sola, non come i pezzi di un motore che restano sempre autonomi, ma come il caffè e il latte che diventano cappuccino. Ecco, adesso sto estremizzando con un esempio di proprio patente banalità. Poi c'è chi dice no, non esiste né destra né sinistra, esiste una terza via. Sapete che è stato Giddens soprattutto, e il suo leader inglese, praticamente laburista, a apprezzare questo e a divulgare questo concetto di terza via, che in Italia è stata ripresa adesso tardivamente, mi pare, e un po' scioccamente da Di Maio nei 5 Stelle. E poi altri hanno detto non esiste destra e sinistra perché è un continuo proliferare di forze nuove. Per esempio i Verdi sono di destra o di sinistra, ma in tutto sommato sono trasversali e ci sono un sacco di tantissime forze trasversali. E poi ma tutto sommato è una diade anacronistica, è di altri tempi. Ricordo di aver fatto un dibattito con Casaleggio, per esempio, da Lilli Gruber, e quando io gli dissi lei di destra e di sinistra, mi disse no, queste sono categorie praticamente del tutto anacronistiche, del tutto superate, perché in questo periodo si dice perché la destra ha stravinto, nel senso che ha stravinto il neoliberismo, al punto tale che Fukuyama ha detto che dopo la caduta del muro di Berlino è finita la storia, perché è tutto capitalismo. Mentre chi si oppone a questo dice no, un momento, con la caduta del muro di Berlino il comunismo ha perso, ma il capitalismo non ha vinto. Tommaso, perché? Perché il capitalismo e perché il comunismo sapeva distribuire la ricchezza, ma non la sapeva produrre, mentre il capitalismo sa produrre la ricchezza, ma non la sa distribuire. Quindi sono entrambi delle posizioni monche, praticamente. E l'altra considerazione è che di solito, quando uno dei due poli prevale sull'altro, quello che perde dice che non esistono più le dicotomie. Cioè, se tra destra e sinistra vince la destra, la sinistra dice non vale più, le dicotomie non ci sono più. Se tra destra e sinistra vince la sinistra, la destra dice subito no, la dicotomia non male, non male assolutamente. E l'ultima cosa che viene detta contro l'ultima argomentazione è che non ci sono destra e sinistra perché ormai dicono tutti la stessa cosa. Questo si dice soprattutto per gli Stati Uniti. Se guardate i programmi dei candidati alla presidenza della Repubblica di destra e quelli di sinistra, che nel caso specifico poi sono praticamente repubblicani e democratici, e vedrete che per il 90% i programmi si combaciano perfettamente, per cui questo ci dice che praticamente la destra e la sinistra non... Ecco, Galli della Loggia, che avete ascoltato, per esempio,
ha scritto a suo tempo un articolo che è intitolato Se la sinistra fa la destra, in cui appunto sosteneva questo punto di vista. Terzo punto, cosa significa allora destra e sinistra per chi, per esempio come me, ritiene che invece queste due categorie siano ancora abbastanza utili, che ci facciano comprendere cose che altrimenti non comprenderebbero, che questa poi è l'utilità delle categorie teoriche praticamente. Anzitutto bisogna tener conto che questi due termini, così come sono usati correntemente, non sono complementari, ma sono antitetici. Cioè, se uno è di destra non può essere di sinistra, se uno è di sinistra non può essere di destra. Complementare è per esempio una bottiglia e un bicchiere, ma destra e sinistra non sono complementari, sono antitetici. Questo significa che di solito chi si sente di sinistra reputa che la destra sia un male e chi si sente di destra reputa che la sinistra sia un male. Questo da una parte migliora la dialettica e dall'altra naturalmente la può far degenerare in incomprensione o in sottovalutazione. Questi due poli della diade, destra e sinistra, possono avere sia un valore descrittivo, cercare di capire cosa si intende per destra, cosa si intende per sinistra, sia una valenza valutativa. È meglio la destra o è meglio la sinistra, storicamente o in questo momento? Ora, è meglio o è meglio l'uno o l'altra? Magari riserviamolo al dibattito che avremo dopo. Per ora io mi limito alla parte descrittiva. Ah, insomma, nel corso del tempo, che cosa si è inteso per destra, che cosa si è inteso per sinistra. Intanto tenete conto che il significato di destra e sinistra varia molto a seconda delle ideologie di chi usa questi termini. E le ideologie tra 8 e 900 praticamente sono state sei le grandi ideologie: il conservatorismo, il liberalismo, il marxismo e poi l'anarco-libertarismo, il fascismo e il tradizionalismo. A seconda della collocazione di chi enuncia la parola destra o la parola sinistra, di solito il significato cambia. Per cui io che cosa ho fatto? Ho cercato di ricostruire attraverso vari testi, ma soprattutto due che vi consiglio entrambi. Uno è di Norberto Bobbio, è del 94, ma è stato riprodotto, è stato ristampato recentemente con una introduzione, devo dire, di una banalità sconcertante di Matteo Renzi, il quale dice che destra e sinistra significa veloce e lento, che insomma fa più canzone di Paolo Conte che non, diciamo, riflessione sociologica o filosofica. Però questo è un libretto interessante perché proprio è stato sicuramente una persona di sinistra, però sicuramente di grande equilibrio e saggezza. L'altro che vi consiglio è invece da destra, anche qui da destra e da sinistra, di Marcello Veneziani, La cultura della destra. Un libro, entrambi questi libri, devo dire, brevissimi, sono 150 pagine, ma di una densità straordinaria e di una utilità straordinaria. Devo dire che poi tutto quello che è stato scritto dopo, ed è stato scritto tantissimo, in qualche modo può essere ricondotto a queste due posizioni, anche se ci sono poi delle aggiunte, come vi ho detto, per esempio, veloce e lento, di cui parlavo prima. Allora, vediamo un attimo, destra e sinistra, in qualche modo che cosa hanno inteso l'uno e cosa ha inteso l'altro. Ogni autore ha usato 4-5 di queste categorie, io ve le metto tutte una dopo l'altra per dire. Allora, di sicuro
la destra, almeno secondo alcuni, punta sull'individuo. Ma ricorderete la famosa frase della Thatcher: non esiste la società, ma solo l'individuo. E la sinistra invece fa più attenzione alla società, fa più attenzione al collettivo, diciamo. Nella destra ritroviamo di più, con varie sfumature, liberismo, neoliberismo, ma anche fascismo, anche autoritarismo. Dall'altra parte ritroviamo socialismo, marxismo, comunismo. Nella destra è forte la tendenza a discriminare sulla base del merito, come vedremo, mentre la sinistra ha come proprio stella polare, dice addirittura Bobbio, ha come stella polare il concetto di uguaglianza. La destra apprezza la concorrenza, invece la sinistra apprezza la solidarietà. La destra apprezza la tradizione e la sinistra l'innovazione. La destra contiene convinzioni conservatrici, apprezzamento dello status quo, invece la sinistra è più progressista e più attenta al mutamento. La destra accetta, diciamo, l'eterodirezione delle masse e invece la sinistra tende più a esaltare l'autodirezione. A destra troviamo più espressioni a favore dell'ordine, a sinistra a favore della libertà. A destra a favore della gerarchia e della meritocrazia, a sinistra della partecipazione. A destra il leader carismatico, l'autorità. A sinistra il gruppo, il collettivo. A destra disuguaglianze ritenute ineliminabili. A sinistra disuguaglianze ritenute, se non eliminabili, perlomeno molto molto mitigabili. La destra più spesso è giustizialista, la sinistra è più spesso garantista. La destra è più portata all'interclassismo e la sinistra al classismo, poi vedremo di che si tratta. La destra al corporativismo, al consociativismo, la sinistra al sindacalismo e alla lotta di classe. La destra ha importanza del potere come fattore di coesione, e la sinistra il potere come fattore di possibile repressione e discriminazione. La destra è il senso della patria, il nazionalismo. La sinistra è il senso del mondo, e di più l'universalismo, la globalizzazione. La destra più la guerra ha implicito, diciamo, il concetto che si può arrivare alla guerra, la sinistra la non violenza. La destra l'intolleranza, la sinistra è più tollerante. La destra è contro l'immigrazione e contro il mischiare le culture, diciamo così, e la sinistra invece è a favore della immigrazione. La destra è più sfavorevole al multiculturalismo e la sinistra è più favorevole. Nella destra troviamo più spesso dei moti di esclusione nei confronti dei gay, degli immigrati, delle donne. Invece la sinistra tende a essere più inclusiva. La destra è più legata al concetto di capitalismo e invece la sinistra più anticapitalismo, socialismo, comunismo. L'estremismo di destra è più eversivo, l'estremismo di sinistra è più anarcoide. E poi ci sono due caratteristiche che cita Veneziani, diverse dalle altre, ma Veneziani anche alcune di quelle che ho detto accetta, che la destra è in polemica verso le oligarchie intellettuali e la destra è l'adunata, la definisce così tra virgolette, dei vinti in ogni epoca. Ora, come vedete, su ognuno di queste dicotomie intanto ci sono interi libri e migliaia di articoli, e su ognuno di queste dicotomie si può discutere a lungo, si può essere d'accordo o in disaccordo. Non so neppure se sono esaustivo nell'aver preso tutto quello che è stato detto a proposito di destra o di sinistra. Su alcune cose concorderete, su altre no. Io le ho messe tutte quelle che ho reperito in funzione di questa vostra
di questa nostra chiacchierata in questo momento. Ma poi sia a destra che a sinistra ci sono infinite sfumature. Per esempio, cercavo di vedere quante sfumature ci sono a sinistra, ognuna delle quali intende in modo diverso l'essere di sinistra. E beh, quelle che ho rimesso così a memoria: socialdemocrazia, socialismo democratico, liberal democrazia, socialismo libertario, liberal socialismo, liberismo sociale, socioliberismo, liberalismo di sinistra, liberismo progressista, cristianesimo sociale, alleanza socialdemocratica, anarcocomunismo, geolibertarismo, anarchismo collettivista, terza via. E la stessa cosa potrei fare per la destra, cioè infinite sfumature per cui in qualche modo si sentono nel giusto tutti quelli, come vi ho detto, che hanno sostenuto che praticamente sono tali le sfumature che non si può dire più che ci sia destra o sinistra. Volevo farvi due esempi, che non fossero però i soliti esempi di estrema destra e di estrema sinistra, ma che fossero, diciamo, degli esempi nobili. Quindi dedico proprio 10 minuti o anche meno, a due grandi scuole. Perché? Perché noi abbiamo avuto praticamente nel Novecento e tuttora oggi due grandi sfide, e sono la sfida della complessità, cioè la società che diventa sempre più complessa, ve ne ha accennato anche Galli della Loggia nel suo intervento, e l'altra sfida è il progresso. Sono due cose che modificano continuamente. Pensate adesso al caso della guerra e pensate al caso della pandemia. In entrambi i casi abbiamo visto il trionfo della tecnologia. Le immagini che vedevamo sullo schermo delle sale di rianimazione erano sale gremite di computer, non so se ci avete fatto caso. Cioè è tutta tecnologia, sembra quasi una cosa secondaria, sia il malato, sia gli infermieri e i medici, perché sono inglobati in una sala dove trionfa la tecnologia. E se apriamo i televisori questa sera, vedremo la stessa cosa per quanto riguarda la guerra. Missili telecomandati, bombe intelligenti, poi una organizzazione tutta basata su comunicazioni satellitari. Quindi in entrambi i casi la tecnologia in qualche modo trionfa. E queste due scuole sono interessanti perché hanno espresso il loro parere quando la tecnologia cominciava a diventare invadente. E quindi ne hanno colto proprio per primi alcune caratteristiche che ora sono scontate. Che so, la frase industria culturale, ma oggi la dice anche il giornalista in televisione, cioè cani e porci, intendo dire. Quello è un concetto molto acuto su cui hanno lavorato per una trentina d'anni quelli della scuola di Francoforte. Allora, confrontiamo un attimo queste due scuole. Vi dico subito che quella stravincente è quella di destra. Allo stato attuale, diciamo, tutto il mondo è conformato sulle teorie economiche della scuola di Vienna, mentre le idee, le teorie della scuola di Francoforte, certo, hanno descritto bene la realtà, però in qualche modo non hanno morso la realtà. Cioè l'hanno descritta, ma non l'hanno modificata, mentre la scuola di Vienna ha descritto e soprattutto modificato. Allora, che cos'è la scuola di Francoforte? È un gruppo di giovani che, laureati quasi tutti in filosofia o in sociologia, ma è una scuola prevalentemente sociologica. I nomi, li sapete, sono notissimi: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Eric Fromm. Questi giovani, tutti ricchissimi, tutti di famiglie ebree molto ricche, però aderiscono
aderiscono alla, al punto di vista marxista, alla, 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 al marxismo, e pensano di dover aggiornare il marxismo di Marx sulla base di quello che aveva detto Marx. Marx aveva detto che il marxismo è una scienza dello sviluppo storico oggettivo, quindi deve partire sempre dalla situazione oggettiva. Essendo cambiata la situazione, non essendo più al centro della società la produzione in fabbrica, ma essendo al centro della società la produzione intellettuale, cioè il lavoro degli scienziati, il lavoro dei filosofi, il lavoro degli economisti, il lavoro dei lavoratori intellettuali, a questo punto bisogna rivedere tutta la teoria marxista. E loro creano nel 23 un istituto, l'Istituto per le Ricerche Sociali, hanno dei buoni finanziamenti dalla famiglia di uno di loro stessi, Felix Weil, molto ricco, di famiglia ebraica, molto, molto ricca, che finanzia il tutto, e per cui prendono un bel palazzo con delle belle aule, una cosa seria. Il primo direttore è Karl Blumberg e il secondo direttore, quello vero e proprio, è Max Horkheimer, che poi diventerà praticamente la figura più eminente dell'istituto. Creano una bella rivista. E però che succede? Succede che arriva il nazismo e sono costretti a scappare. Scappano prima a Ginevra e a Londra e poi si ritrovano in America. In America vengono colpiti da un fatto che pensavano di trovare un paese democraticissimo in tutto, e si accorgono che invece sì, lo Stato è democratico, però nella famiglia comanda il padre, nella parrocchia comanda il parroco, nella fabbrica comanda l'imprenditore, guarda un po', sono tutti maschi, adulti, insomma si rendono conto che questa democrazia americana è fatta di tante piccole dittature. Questo l'aveva capito anche 100 anni prima Tocqueville, quando andò in America e poi ne riportò un reportage bellissimo, La democrazia in America, in cui dice: io temo che la dittatura venga proprio da questa modernizzazione. E loro in America fanno i loro studi e alcuni di loro diventano famosissimi. Marcuse con 2 libri diventa famosissimo, Eros e Civiltà, ma soprattutto L'uomo a una dimensione, che nel 68 diventa praticamente come il libretto rosso per le guardie rosse in Cina. Nel 68 ognuno dei miei studenti, allora già insegnavo, ognuno dei miei studenti magari non l'aveva letto, però insomma, anche perché non è semplicissimo, e poi è stato tradotto da Luciano Gallino, che non era un semplificatore, ma praticamente ognuno aveva in tasca Uomo a una dimensione. Così pure Eric Fromm con 2 libri, uno Fuga dalla libertà, ma l'altro soprattutto L'arte di amare, che diventa anch'esso famosissimo. E questi giovani elaborano quella che fu poi chiamata la teoria critica della società. Cioè, che cosa fanno? Mettono insieme marxismo e psicanalisi, e ne viene fuori un modo nuovo di vedere la società. Una critica radicale allo sviluppo della società capitalistica borghese, ne descrivono la crisi, descrivono il rapporto tra capitalismo, Stato e politica, descrivono l'avvento dell'autoritarismo al potere, ci hanno sotto gli occhi quello che è avvenuto in Germania e il fatto che sono dovuti scappare in America, la sorte, come cambiano le interazioni umane col passaggio dal capitalismo al socialismo, quindi in Russia, perché loro sono fortemente opposti anche al comunismo sovietico, l'individuo come prodotto delle forze oggettive e così di seguito. Ma soprattutto loro mettono a punto la industria culturale. Cioè, capiscono che non è più fondamentale la proprietà dei mezzi di produzione, cioè le fabbriche, possedere le fabbriche, ma è fondamentale possedere i mezzi di ideazione. E questo è interessante, perché loro tutto questo lo scrivono negli anni 40 e 50. Pensate che, per esempio,
nel caso dell'antagonismo tra la famiglia Berlusconi e la famiglia Agnelli, la famiglia Agnelli non se ne accorge e continua a fare automobili, la famiglia Berlusconi fa invece televisioni e così prende il sopravvento. Perché non lo so se Berlusconi ha mai letto Marcuse o Horkheimer, però praticamente ne ha tenuto conto. Come mai questi grandi, grandissimi, non hanno avuto però un forte impatto sulla società? Ma secondo me la cosa principale era che, vedete, c'è un proverbio a Napoli che dice la lepre vince sul cane quando corre, perché la lepre corre in proprio. E questi erano borghesi che lottavano per il proletariato. E quindi la cosa era poco coerente. Invece nella scuola di Vienna saranno borghesi che si battono per la borghesia. E la scuola di Francoforte non è molto sistematica in quello che produce, è molto difficile, usa un linguaggio difficilissimo, sono tutti accademici, si tengono lontani dalla politica militante, cioè i classici intellettuali nella Torre di Avorio che non si sporcano e si tengono a distanza anche dagli ambienti proletari di cui predicano, diciamo, il riscatto. Passiamo ora alla scuola di Vienna, quella di destra, quella neoliberista. Più o meno l'epoca è la stessa, la città però non è Francoforte, è una città piuttosto triste, ma è la Vienna a cavallo tra l'Otto e il Novecento. C'è una città strepitosa, piena di caffè, Jugendstil, di salotti, di associazioni scientifiche, umanistiche. È la Vienna di Freud, è la Vienna di Klimt, è la Vienna di Hoffmann, è la Vienna di Musil, è la Vienna di Mahler. È una Vienna strepitosa in cui tutti gli intellettuali sono interdisciplinari, perché gran parte della loro vita si svolge nei caffè. E nello stesso caffè in cui la sera va Freud, ci va anche Heisenberg, ci vanno anche i fisici, i chimici, ci vanno i pittori, ci vanno i poeti, e quindi si crea un'amalgama estremamente importante. Questi giovani studiano benissimo, sono tutti di famiglie ricche, vedete, von Hayek, von Mises, von significa nobile, e sono nobili di nobiltà recente, cioè di nobiltà commerciale, perché famiglie molto molto ricche. E questi che cosa capiscono essendo ricchi? Capiscono che per approvare, per divulgare le idee e anche per fare carriera bisogna agganciare le persone che contano, e quindi corteggiano i loro mecenati, soddisfano finanziatori, occupano cattedre universitarie, occupano cariche ministeriali importantissime, presidenze di banche e ministri, diventano quasi tutti questi, diventano ministri delle finanze ovviamente e dell'economia. A una prima generazione più antica, diciamo, che inizia quasi alla fine dell'Ottocento, ne succede un'altra che vede come principali attori, appunto, von Mises e von Hayek, e poi un'altra ancora, allievi degli allievi, dove troviamo Schumpeter, e poi gli allievi di Schumpeter, Samuelson, Paolo Silos Labini, italiani. E che cosa fanno questi giovani? Anch'essi si mettono contro il nazismo, per cui anch'essi scappano in America. Però in America non si sentono come i francofortesi, non si sentono degli esuli, si sentono delle persone, diciamo delle donne di prima fila, protagonisti, anche perché agganciano i rapporti con un'analoga scuola che c'è a Chicago. A Chicago c'è una scuola altrettanto di economia di destra e altrettanto forte, e che usa lo stesso stile, cioè di quello che loro chiamano l'intellettuale pubblico, cioè l'intellettuale che crea forti legami con l'industria, forti legami con le fondazioni, fondazione Rockefeller, fondazione Koch e così di seguito,
E questi giovani economisti sono contro il New Deal, contro Keynes, contro qualunque presenza dello Stato nell'economia, a favore del mercato, a favore dell'individuo, e che arriva poi a un certo punto a dire tutto sommato è talmente importante il liberismo che è meglio il liberismo che la democrazia. Questi economisti amano le associazioni, come amano i circoli, creano circoli dovunque vanno. E come associazioni, von Hayek ne crea una importantissima, la crea nel 1947, quindi subito dopo la guerra, la Mont Pelerin Society. Sono all'inizio 39 grandi personaggi, ci sono veramente il meglio della cultura di destra di quell'epoca, e questa associazione diventa un'associazione che ogni anno fa una riunione in una qualche parte del mondo, e che man mano cresce. Da 39 personaggi diventano i soci, diventano più di 500, oggi sono più di 500, e ben 22 premi Nobel hanno preso il premio Nobel tra di loro. Quando hanno bisogno di fare una prova generale, vediamo le nostre idee, se vengono applicate totalmente, che cosa comportano, se è vero quello che noi pensiamo, e trovano un laboratorio. E il laboratorio è il Cile di Pinochet. Molti giovani economisti cileni avevano avuto borse di studio dalla scuola di Chicago, che è praticamente consorella della scuola di Vienna. Questi giovani diventano, quando Pinochet piglia il potere, diventano a loro volta ministri dell'economia e così di seguito. Ma va von Hayek a dargli una mano. Vanno gli autori, i principali esponenti della scuola di Vienna, di Chicago, vanno in Cile e danno una mano a questi che vengono chiamati Chicago Boys. E questi economisti pigliano in mano l'economia cilena, che in effetti fa grandi progressi. Naturalmente vengono criticati un po' dovunque, e bisogna dire, mentre il capo della scuola di Chicago, Milton Friedman, a un certo punto, di fronte agli eccessi di Pinochet, praticamente taglia i legami con Pinochet, invece von Hayek resta grande amico, e anzi lo consiglia su come organizzare la società, nonostante il fatto che molti gli dicano guarda che questo tortura, e così di seguito. Von Hayek resta comunque molto 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 vicino. E che cosa poi succede? Succede che invece, soprattutto in Europa, dopo la guerra, mentre loro portano avanti i loro rapporti, soprattutto con il Fondo Monetario Internazionale, con il GATT, con il WTO, con tutte le grandi organizzazioni mondiali che si fanno, l'America li crea sulla base delle loro idee, invece in Italia per 30 anni, dal 50, dalla metà degli anni 40 alla metà degli anni 70, praticamente funziona soprattutto i concetti keynesiani, cioè i concetti invece che hanno come implicita la presenza dello Stato nell'economia. Tanto più che l'Italia ereditava l'economia fascista, che era un'economia che aveva creato l'IRI, e l'IRI continuerà dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci si affiancherà l'ENI, ci si affiancherà l'EFIM. Quindi in Europa e in Italia in particolare l'economia è keynesiana, e quindi non si accetta le idee della scuola di Vienna. Non si accetta fino al 1973, quando arriva la guerra del Kippur, c'è la grande crisi petrolifera, cambia completamente l'economia,
e in America diventa presidente della Repubblica Reagan, in Inghilterra diventa capo del governo la Thatcher, cioè due neoliberisti proprio sfegatati. Il detto di Reagan è affamare la bestia lo Stato, cioè bisogna ridurre il più possibile il welfare, e praticamente da quel momento in poi fino ad oggi diciamo che tutto il mondo diventa neoliberista. In Italia ci diventa grazie a Draghi, che dal 91 al 2001 privatizza praticamente tutto, accetta in toto. Lui in quei 10 anni, durante 9 governi, di cui 3 di destra, quello di Prodi, quello di Amato e quello di D'Alema, e poi c'è quello di sinistra, e poi c'è quello di destra, Berlusconi e altri, 9 governi, ma c'è sempre direttore generale del Tesoro Mario Draghi, il quale praticamente privatizza tutto secondo i termini proprio classici della scuola di Vienna. E naturalmente quali sono i cimeli che ci riportiamo da questa scuola? Beh, ci riportiamo come cimelio il fatto che praticamente tra il 2007 e il 2009 arriva una crisi terribile. La liquidità dei mercati globali si prosciuga, a Wall Street l'indice Standard Poor's registra un crollo del 40% e arriva la crisi che abbiamo avuto poi dal 2008 al 2018. È vero che negli anni dal 90 al 2020 il prodotto interno lordo del mondo è cresciuto di 22, è passato da 22 trilioni a 87 trilioni. Però è anche vero che nel mondo c'è una percentuale enorme di esseri umani che vivono al di sotto di un reddito pro capite di 5 euro. Oggi il pianeta ha 7 miliardi e 7 di viventi, e la percentuale pro capite è di $17.800. Quindi se le ricchezze del mondo si distribuissero equamente, ognuno, dal neonato al moribondo, tutti avrebbero quasi $18.000. Quindi vivremmo in santa pace, e invece purtroppo c'è un dislivello tra ricchi e poveri che poi è aumentato enormemente durante la pandemia, e io immagino che aumenti ulteriormente durante questa guerra. In Italia i 6 milioni più ricchi tra il 2008 e il 2018 hanno visto aumentare la loro ricchezza del 72%. I 6 milioni di italiani più poveri l'hanno vista scendere la loro ricchezza del 63%, e le classi medie, a cui immagino tutti noi apparteniamo, hanno visto la loro ricchezza perdere valore del 15%. Vorrei dedicare l'ultima parte ai rapporti tra destra e sinistra. Rapporti di conflitto, rapporti di integrazione, che tipi di rapporti? Intanto tenete conto di una cosa. Se si chiede a una persona ricca quante sono le classi sociali secondo voi, i ricchi dicono, beh, ci sono i ricchi, poi ci sono quelli ricchissimi, poi ci sono la classe media, ma pure tra la classe media ci sono quelli che hanno di più, quelli che hanno di meno, poi ci sono i poveri, insomma vi elenca almeno 7, 8, 10 classi sociali. Se chiedete a un povero quante sono le classi sociali, il povero vi dice 2, i ricchi e i poveri. Cioè, più si è abbienti, più si tende a stemperare l'immagine della ricchezza in molti gradini. Allora, bisogna capire, è un bene o un male che esistano la destra e la sinistra dal punto di vista sociale? È bene o un male che tra destra e sinistra ci sia conflitto? È bene o un male evitare i conflitti o con una politica, diciamo,
riformista o addirittura con la repressione dei conflitti, come avviene in questo momento per esempio in Russia per chi contesta questa guerra? E qui ci sono varie posizioni. Una prima posizione è quella, diciamo, in ordine anche cronologico, è quello della Chiesa, ed è però anche quello dei liberisti. Cioè, per i liberisti come Smith, quindi parliamo proprio del capostipite, che ha scritto un libro sulla teoria dei sentimenti umani, beh, il conflitto viene ritenuto un male, diciamo così. Ma chi ritiene proprio il conflitto un male assoluto è la Chiesa. Nel 1891, come sapete, il Papa Leone XIII promulgò una enciclica che poi resterà famosa. È un'enciclica, devo dire, molto cattiva, ma non so perché i cattolici la portano come esempio di grande apertura mentale. Questo è il fatto che Leone XIII è contrarissimo a ogni forma di conflitto sociale. Lui è terrorizzato dall'avvento del marxismo in quell'epoca e del socialismo. Nella Rerum Novarum che cosa dice? Dice: quanto al lavoro, l'uomo nello stato medesimo di innocenza non sarebbe rimasto inoperoso, se non che quello che allora avrebbe liberamente fatto la volontà a ricreazione dell'animo, lo impose poi a espiazione del peccato la necessità, secondo quell'oracolo divino, sia maledetta la terra nel tuo lavoro, tu mangerai di essa e in fatica tutti i giorni della tua vita. Quindi i cattolici, Leone XIII, parte dal punto di vista che il lavoro è un castigo, per cui anzi peggio è, più ci riscatta in qualche modo, e poi che bisogna assolutamente rifiutare la lotta di classe. Dice: oggi specialmente, in tanto ardore di sfrenata cupidigia, chi veramente è quasi comico, perché chissà che gli hanno raccontato a questo vecchio Papa, che gli operai portavano i capitali all'estero, chissà perché. Dice: oggi specialmente, in tanto ardore di sfrenata cupidigia, bisogna che le plebi siano tenute a freno. Mi pare strano che nel 1891 le plebi stessero in un ardore di sfrenate cupidigia, erano pezzenti, però lui dice: certo, la massima parte degli operai vorrebbe migliorare la propria condizione onestamente, senza far torto ad alcuno. Tuttavia non sono pochi coloro i quali, imbevuti di massime false e smaniosi di novità, qui ce l'ha con i socialisti e con i liberali, perché lì colpisce entrambi e si pone al centro, cercano a ogni costo di eccitare tumulti e sospingere gli altri alla violenza. Qui ce l'ha con i sindacalisti. E cosa dice Leone XIII? Intervenga dunque l'autorità dello Stato e, posto freno ai sobillatori, preservi i buoni operai dal pericolo della seduzione e i legittimi padroni da quello dello spogliamento. Ecco, qui Leone XIII si colloca proprio decisamente, diciamo, dalla parte vincente e incita lo Stato a essere fortemente repressivo. E contro il conflitto anche il management, anche il famoso Taylor, che scopre che è in mente il taylorismo. Lui è convinto che se si organizzano bene le cose nell'azienda e se a organizzare le cose ci siano degli ingegneri, degli scienziati, che non danno ragione né al capo né all'operaio, ma che organizzano le cose in modo oggettivo, questo fa cessare per sempre i conflitti. Per cui i conflitti non ci sono più. E bisogna tenere conto che i conflitti sono comunque come una malattia, che vanno o curati in anticipo oppure vanno represse e eliminate quando arrivano. Invece verso la fine del Novecento, della metà del Novecento e nella seconda metà del Novecento, si fa strada un'altra teoria. E questa volta sono due i pensatori, uno è Coser e l'altro è Dahrendorf.
Secondo questi autori, seconda teoria, prima teoria, Chiesa e Taylorismo, il conflitto è sempre un male e va o prevenuto o represso. E invece Koser e Dahrendorf cosa dicono? Dicono no, guardate che il conflitto è una cosa positivissima. Il conflitto ci vuole perché consente di regolare i rapporti tra le varie parti. Koser dice, il conflitto previene la calcificazione del sistema sociale. Senza conflitto il sistema sociale diventa una palude, costituendo un impulso per il rinnovamento e per la creatività. Se stravincessero i padroni, gli operai non farebbero conflitti, però i padroni non investirebbero più perché non servirebbero lo stimolo. Se stravincessero gli operai, lo stesso i padroni non investirebbero. È bene che ci sia conflitto, però un conflitto al di sopra delle parti deve avere uno Stato che dà le regole e istituzionalizza il conflitto. Questo lo spiega molto bene Dahrendorf. Dice, tutto ciò che è creatività, innovazione ed evoluzione nella vita dell'individuo, del gruppo, della società, è da considerarsi in gran parte come una conseguenza dei conflitti tra gruppo e gruppo, tra individuo e individuo e tra emozioni diverse all'interno dello stesso individuo. Questo fatto fondamentale ci sembra sufficiente per giustificare il giudizio di valore che il conflitto sia essenzialmente auspicabile e costituisce un bene. Tenete conto che Dahrendorf era un socialdemocratico, è stato preside della London School of Economics, quindi una persona di grande equilibrio. Quindi, primo atteggiamento verso il conflitto. Il conflitto è una malattia, va o prevenuta o eliminata. Seconda idea verso il conflitto. Il conflitto è una molla sociale che aiuta ad andare avanti, deve avere però un arbitro che è lo Stato, neutro tra le parti, in modo che il conflitto sia calmierato. Terza posizione, la posizione di Marx ed Engels, la storia di ogni società sinora esistita è storia di lotta di classe. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola, oppressori e oppressi, non sono sempre stati in contrasto fra di loro. Hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese. Una lotta che finì sempre o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta. Nella nostra epoca, però ricordatevi, che siamo nel 1848 quando Marx e Engels scrivono queste cose, nella nostra epoca, l'epoca della borghesia, si distingue tuttavia perché ha semplificato i contrasti tra le classi. La società intera si va sempre più scindendo in due grandi campi nemici, in due grandi classi direttamente opposte l'una all'altra, la borghesia e il proletariato. Ecco, io sintetizzo i punti che ho cercato di illustrare, sia pure ovviamente nei tempi che abbiamo a disposizione. Ho dedicato una primissima parte a dire cos'è secondo me la società industriale e quella post-industriale. Mi sono chiesto in una seconda parte se esiste ancora la destra e la sinistra. In una terza parte ho cercato di dire cosa significa oggi destra e cosa significa sinistra. Ho portato i due esempi della scuola di Francoforte e della scuola di Vienna e infine ho cercato di accennare a come viene giudicato il conflitto tra destra e sinistra. Sono a vostra disposizione per il resto. Intanto grazie professore. Ci sono parecchie domande in chat, vediamo se quante ne riusciamo a evadere. Intanto alcune le ho arbitrariamente messe insieme io, secondo me non è neanche necessario rispondere. Ci sono diverse domande che dicono che all'interno della destra, così come all'interno della sinistra, ci sono comunque diverse anime, non me l'abbiamo detto, nel senso che come il professore ha detto ha usato l'accetta, nel senso che appunto, per esempio, è ovvio che c'è una destra più comunitaria dentro una fondazione di questo tipo, magari con la sensibilità
è un po' più, diciamo, evidente, così come c'è una sinistra probabilmente tanto più oggi più individualista di certa destra, questo è chiaro. Però appunto a quel tipo di domande direi che è già stato risposto durante la lezione del professore, perché ha detto chiaramente, io ho ricostruito, no, la letteratura recente e ho fatto una serie di ulteriori dicotomie per distinguere destra e sinistra, all'interno delle quali ci sono tante destre e tante sinistre, quindi su quello direi di non tornare. Invece, allora, andiamo proprio in ordine cronologico. La prima domanda di Antonio Sciortino è: quale valore attribuire ai dati, all'analisi dei dati nell'attuale assetto sociale e economico? Quindi proviamo a trasformarli in una domanda su destra e sinistra. La data analysis, che va molto di moda oggi, quanto può servire a destra e sinistra e quanto la usano destra e sinistra? Per me poco, anticipo, poi però sentiamo la risposta del prof. Ma dunque, su alcuni aspetti che in qualche modo riconducono a destra o a sinistra ci sono parecchie analisi. Per esempio, la distribuzione del reddito è molto corteggiato come argomento. E abbiamo continuamente, vabbè, oltre al fatto che l'Istat ci dà continuamente i dati sulla distribuzione del reddito, ci dà i dati, per esempio, sulle tassazioni, ci dà i dati sui servizi che vengono resi in cambio di queste tassazioni, ci dice a che punto è il welfare. Quindi diciamo che dati ce ne sono parecchi che consentono. Per esempio, a suo tempo ci fu un libretto fortunato di Silo Solabini, intitolato Le classi sociali in Italia, in cui lui faceva proprio un'analisi di secondo livello, cioè prendeva i dati dell'Istat e da quello cercava di capire quanti appartenevano alla classe media, quanti alla classe dell'alta borghesia, della media borghesia. Lui faceva cinque classi sociali. Quindi poi ci sono, poi bisogna dire un po' che cosa si intende per classe, perché cerco di essere rapidissimo. Pigliamo Marx come punto di riferimento, perché è quello che, diciamo, ha lanciato questo concetto di classe. Allora, adesso siamo, credo, una settantina di persone che ci stanno. Immaginiamo che 20 di queste persone sono ricche, e semplifico al massimo, e che 50 siano povere. Questo è quello che Marx chiama la classe in sé, cioè in se stesso queste 20 persone dovrebbero avere delle idee, dei modi di fare, dei modi di pensare, dei modi di atteggiarsi completamente diversi da quegli altri 50. Sono la classe in sé, la base della classe. Però dice, però, non tutti quelli che sono ricchi si rendono fino in fondo conto di che cosa significa essere ricchi, e non tutti quelli che sono poveri si rendono conto che sono poveri. Soprattutto si rendono conto che la povertà è colpa di qualcuno. Per esempio, quelli che tra questi 50 sono cattolici ferventi pensano che anzi le disgrazie ai fini del paradiso giovano. Quindi è meglio essere poveri. Per esempio, Leone XIII, sempre nel Rerum Novarum, dice che le ricchezze di questo mondo per la felicità futura nonché giovare nuociono. E poi ci può essere chi, per esempio, è povero, però fa la cameriera a una signora ricca, si affeziona a quella signora e vota come votava quella signora. Anzi, quando va a votare, chiede: signore, per chi devo votare? Allora, se tra i 20 ricchi ci sono 10 persone che proprio si rendono conto che sono ricche e che devono difendere la loro ricchezza, questi sono quella che Marx chiama la classe per sé. Cioè, dentro la classe in sé, 50 persone, ci sono 10 persone che sono la classe per sé. Cioè, quelli disposti anche a lottare in qualche modo, cioè consapevoli del fatto che i loro interessi sono diversi da quelli dei poveri. Nei 50 proletari, immaginiamo che ci siano 20 persone che si rendano conto che sono sfruttati
e che dovrebbero lottare per sfruttarsi, per riscattarsi. Allora abbiamo avuto una classe in sé, poi una porta più ristretta, una classe per sé, ma non è detto che questi 10 ricchi che hanno capito di essere ricchi si organizzano e si impegnano. Magari se ne impegnano 5. E non è detto che quei 30 proletari che hanno capito di essere proletari poi si iscrivono al sindacato, fanno scioperi, eccetera, eccetera. Immaginiamo che lo facciano in 15. Bene, il grosso è la classe in sé. Poi quelli consapevoli sono la classe per sé, quelli organizzati e che lottano a favore della propria classe sono la classe con sé. Bene, su questo devo dire che si fanno ogni tanto ricerche. Io stesso ne ho fatta, però una, eravamo nel 1980, per capire quanti lavoratori appartengono alla classe in sé, alla classe per sé e così di seguito. Ci sono ogni tanto ricerche su queste cose e il concetto di classe, che è stato come il concetto di destra e sinistra, che in qualche modo è stato un po' sfumato negli ultimi tempi. Bene, allora... Non so se è esauriente quello che ho detto. No, non possiamo essere esaurienti più di tanto, quindi va bene così. Allora, ho due domande di Stefano Lecca, che le ha mandate direttamente a me, quindi diciamo, spero sono collegate, hanno a che fare con la comunicazione politica in qualche modo. E la domanda, la sintetizzo io, è destra e sinistra hanno... o possono avere strumenti diversi per comunicare, magari parlando a pubblici diversi, o utilizzano gli stessi strumenti di comunicazione, mediamente? Dunque, all'epoca di Marx usavano, c'era questo, che gran parte degli operai erano analfabeti. Marx, per esempio, a un certo punto fa un questionario e lo manda a 3.000 operai e rispondono in una quindicina. E lui si incavola di questo, si arrabbia molto. Però non tiene conto che a quell'epoca forse solo 15 sapevano leggere e scrivere. Man mano che sono quindi la borghesia era istruita, era leggeva, c'erano i giornali, c'erano i rapporti epistolari, però ripeto, riguardavano una parte estremamente. Al momento dell'Unità d'Italia nel sud l'87% era analfabeta, nel nord il 78%, quindi analfabeti, E stiamo dicendo 20 anni dopo che Marx ha scritto le cose che abbiamo detto, ancora in Italia era questa la situazione. Man mano che è avanzata la scolarizzazione, ma soprattutto man mano che sono arrivati i media, la televisione e la radio, e poi addirittura che sono arrivati i social media, man mano gli strumenti sono diventati gli stessi. Naturalmente c'è chi li sa usare e chi no. C'è chi, per esempio, nel caso dei social non costano. È la prima volta che i media sono democratizzati. Che significa medium democratizzato? Significa un medium che in cui si può, hanno pari possibilità sia i ricchi che i poveri di dire bugie. Non di dire la verità. La verità, quella è logico, viene garantita a tutti. Ma mentre nella società industriale le bugie le poteva dire solo il direttore di un giornale, ma non tutti avevano i giornali, oggi la bugia la può dire chiunque, perché basta avere un telefonino e basta usare WhatsApp. Perciò i giornalisti sono incavolatissimi contro i mass media, contro i social media, perché gli tolgono il monopolio della bugia. Non so se è chiaro. Quindi direi che oggi i sistemi di comunicazione hanno molto più pareggiato la situazione del ricco con la situazione del povero, senza naturalmente raggiungere, perché noi abbiamo soprattutto in Italia, no, ma un po' dovunque, poi io conosco bene il Brasile, nel caso del Brasile c'è una forte differenza tra il tasso di scolarizzazione dei ricchi e dei poveri, ma anche in Italia, In Italia su 100 diplomati, 40 vanno, 45 passano all'università e sono quasi tutti borghesia.
cioè i 55 che non passano all'università, vanno subito a fare gli operai, gli impiegati, eccetera, sono i più poveri. Quindi direi che man mano si è andata omogeneizzando la strumentazione della comunicazione, ma il grande colpo è stato dato ovviamente dai social media. Okay. Potremmo aggiungere... C'è un'altra cosa che non ho detto, che con i social media è cambiata anche la produzione della cultura. Mm-hmm. Faccio un esempio. L'arcivescovo di Salisburgo aveva bisogno di una sinfonia da far sentire alla sua corte. La sua corte erano un centinaio di persone. L'arcivescovo di Salisburgo chiedeva a Mozart: mi scrivi una sinfonia. Mozart scriveva la sinfonia e questa corte di 100 persone sentiva la sinfonia e tutto finiva là. Cioè la cultura era di pochi per pochi. Poi arrivano i media, arriva la radio, e quella stessa sinfonia, che è suonata da poche persone, saranno 100 persone al massimo, no, nel caso di Mozart saranno 40 persone, l'orchestra, viene ascoltata da milioni di persone. Cioè la cultura, che era da pochi per pochi, diventa pochi per molti. Terzo passaggio, con i social media la cultura viene fatta da tutti ed è per tutti. Chi è che scrive Wikipedia? Tutti. Chi è che legge Wikipedia? Tutti. Quindi la terza fase è di una cultura di tutti per tutti. Quella che gli americani chiamano many to many, infatti. Da tanti a tanti. O autocomunicazione di massa. Potremmo dire che forse gli strumenti sono gli stessi, potrebbero cambiare i pubblici di volta in volta. No, quindi... cambia la cultura di chi li usa. Ah, quello è chiaro, diciamo, da un lato, dal punto di vista di destra e sinistra, può cambiare il target, e allora di conseguenza cambia anche lo strumento, di volta in volta, dico chiaramente. Ma noi abbiamo per esempio un caso a cui stiamo assistendo in questi anni, cioè tra la cultura, le due grandi culture erano state quella popolare e quella accademica. Tra queste due grandi culture si è insinuata la cultura giornalistica, che è una cultura che non esisteva prima. È la cultura di uno che sa un po' di tutto, mette bocca su tutto, lo dice in modo semplice, in modo che tutti capiscono quello che lui dice, ma non sapranno mai se quello che lui dice è la verità. Noi facemmo qualche anno fa una ricerca su quanti creano l'opinione pubblica in Italia, e arriviamo alla conclusione che erano 18 persone. 18 persone, insomma, tipo, faccio per dire, Bruno Vespa, eccetera. 18 persone fanno da filtro tra quello che succede veramente e quello che la gente crede che sia successo. Che oggi chiameremmo influencer, che prima li chiamavamo opinion leader. Diciamo. Quelli sono molto televisivi, però, di origine, diciamo così. Solo che l'influencer è di solito usato per far comprare figurine. Per fare business. E mutandine. Mentre in questo caso questi 18 fanno comprare le idee. Ma ultimamente anche questo, chi vende le mutandine si dedica alla politica. In questo era interessante perché, per esempio, von Hayek, quando noi diciamo come mai la scuola di Vienna ha stravinto, mentre quella di Francoforte nessuno manco li conosce, diciamo così, tranne i colti. Ecco, von Hayek diceva le idee debbono essere vendute come i detersivi. E lui, per esempio, quando fece La via della schiavitù, il suo libro, il suo bestseller, vendette 15 milioni di copie, lui si rivolse, allora non si usava, a un'agenzia di marketing per far vendere il suo libro. Questa agenzia convinse il Pentagono a distribuire questo libro a tutti i militari americani. E già questo dette un colpo enorme alle vendite e così di seguito. E quindi in questo caso loro hanno capito che le idee vanno vendute come il detersivo. Mentre quelli della scuola di Francoforte si guardavano bene dal vendere, come, anzi secondo loro dovevano essere solo loro a capire quello che scrivevano. Sì, lei l'ha già detto, l'uomo ha una dimensione... È un libro complicato da leggere, così come Dialettica dell'Illuminismo. Cioè, quasi tutti i libri loro sono belli complicatucci. No, quello poi devo dire, quello dell'uomo ha una dimensione, lui lo scrisse per essere più comprensibile, solo che in Italia l'ha tradotto Luciano Gallino.
Luciano era uno che parlava difficile, tipo Massimo Cacciari, insomma, se non parlano difficile non sono contenti. Vabbè, questa riferiamo a Cacciari quando... Certo, certo, ma io te lo dico sempre. Allora, siccome sono quasi le 8:30, ne scelgo una finale io, mi attribuisco io questa responsabilità, che è un po' più prospettica e che riguarda il presente poi della destra italiana, cioè da dove ripartire per il centrodestra italiano, visto che al momento è totalmente, dopo le elezioni di Mattarella, sembra quasi esploso in tre pezzi o più. Ma io credo che bisogna guardare sempre alla composizione sociale. La composizione sociale, se lei ha il 33% di poveri, il 33% di ricchi e il 33% di classe media, e allora, per esempio, un partito di centro come la Democrazia Cristiana va benissimo. Ma se c'ha il 40% di ricchi, il 40% di poveri e il 20% di classe media, il centrismo difficilmente va bene. Ecco, siccome le politiche neoliberiste hanno stressato molto il rapporto tra ricchi e poveri, e questo sarebbe il momento, diciamo, quasi naturale per cui ci sia una sinistra forte e una destra forte. E invece stanno costituendo il centro, i vari Calenda, Matteo Renzi, eccetera. Può darsi che riescano pure a avere, ma sul piano del rapporto con la base sociale, noi abbiamo in questo momento, la cosa strana è questa, che abbiamo 5 milioni di poveri assoluti e 7 milioni di poveri relativi. Tra questi poveri relativi ci sono tanti laureati, quelli che portano le pizze la sera, eccetera. Quindi abbiamo 12 milioni di poveri poveri che avrebbero bisogno di un punto di riferimento che fosse in qualche modo omogeneo con la loro situazione. Bene, un partito che si è interessato di questo mondo qui è stato solo il PC ed è finito con Berlinguer. Cioè da Berlinguer in poi non c'è nessun partito che non punti direttamente sulla classe media, la quale classe media nel frattempo diminuisce. E anche quando non diminuisce come reddito, diminuisce come mancanza di precarietà. Perché durante la società industriale, la classe media, l'impiegato della Fiat, era sicuro che fino alla pensione nessuno lo cacciava. Oggi la classe media è precaria come un operaio. E nella precarietà sta la proletarietà. Secondo Marx, il proletario non è quello che non mangia stasera, è quello che non è sicuro di mangiare anche domani sera. Allora, in questa precarietà sono stati gettati individui infiniti, perché la logica neoliberista è la precarizzazione. Cioè non ci può essere neoliberismo senza incremento della precarietà. Perché la precarietà è nella logica della flessibilità. Devo dare massima flessibilità al padrone. Il padrone chiude questo stabilimento in Italia e lo apre in Ungheria. Non me ne frega niente che vengano gettati sul lastrico qui i lavoratori, perché il problema è il profitto. Tutto ciò che funziona al profitto va bene, ma al profitto è funzionale la precarietà. Infatti noi dall'80 in poi del secolo scorso abbiamo visto aumentare la precarietà in modo terribile. Il primo bersaglio contro cui si è appuntato il neoliberismo in Italia è stato, vabbè, l'IRI, l'ENI, tutto quello che aveva creato il fascismo, diciamo, soprattutto, cioè l'industria di Stato. E la seconda cosa è stato lo Statuto dei lavoratori, l'articolo 18. Poi naturalmente è avvenuta la cosa comica per cui l'articolo 18 l'ha tolto uno di insomma sedicente di sì, comunque allora segretario del partito di sinistra, e quello è il capolavoro dei neoliberisti naturalmente, da fare alla mano sinistra ciò che sarebbe faticoso per la mano destra, ma quello si è avuto. Per cui io credo che quello che in Italia stiamo sfiorando pericolosamente è una massa di precari disperati e spesso istruiti,
e beh, i quali prima o poi si daranno un'organizzazione sovversiva. Quindi, diciamo, il suggerimento è puntare a questa massa qui. Tra l'altro, dopo la pandemia, dopo la guerra, dopo l'inflazione, probabilmente si allargherà ulteriormente. Sì, no, ma questa è proprio l'opacità della sinistra. La sinistra in questo momento ha una situazione fortunata che manco se l'immagina. Cioè la situazione di avere la sfortuna di 12 milioni di poveri, i quali sono senza un punto di riferimento. Hanno trovato qualcosa con il reddito di cittadinanza, ma come lei ha visto, si sono proprio accaniti contro il reddito di cittadinanza tutti i neoliberisti. Tenga conto che oggi sono tutti neoliberisti, anche quelli che non lo sanno. Sì, certo. Benissimo, ci dobbiamo fermare, se no anche il Presidente... Mi dispiace di essere stato così noioso, perché è ovvio, per niente, per comendo niente. Parlare tutto questo. Quindi, e poi non vedendo in faccia i giovani con i quali mi sarebbe piaciuto un dialogo molto più... Lo faremo a luglio, lo faremo in presenza alla fine del corso. Ci rivediamo tutti a luglio. Mi prenoto per questo meeting. Benissimo. Grazie di nuovo e buona serata a tutti. Grazie a tutti voi. Buonasera. Buona serata, professore. Grazie mille. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie mille, buonasera.